C'era un modo migliore per vivere i 30 anni di fondazione? Io credo di no. Poveri, se volete, nell'esteriorità, ricchi profondamente nell'interiorità. I compleanni sono generalmente momenti di festa da trascorrere con le persone care, coloro che sono stati compagni di percorso e si confida continueranno ad esserlo. In questi mesi sono tante le feste e gli anniversari che non sono stati celebrati insieme ai propri affetti a causa della pandemia. Così non è stato per Telepace. L'emittente, nell'anno del trentennale, è stata presenza costante nelle case della sua gente, offrendo un servizio che è stato ancora più prezioso in un periodo di lontananza forzata tra le persone. Io dico, la provvidenza ha voluto che non ci spandessimo in celebrazioni esteriori, iniziative esteriori, ma che fosse la televisione impegnata a svolgere il suo servizio a favore della comunità in un momento di particolare difficoltà, in un momento in cui il rischio poteva essere quello della disgregazione, del distacco, dell'isolamento. Ebbene, questo è stato uno strumento, invece, che ha aiutato a incontrarci, ad unirci. L'anniversario di Telepace cade quest'anno a ridosso della Giornata delle Comunicazioni Sociali, istituita dopo il Concilio Vaticano II e celebrata la Domenica della Solennità dell'Ascensione. La missione è ricordare che la Chiesa deve essere presente nella vita degli uomini e sentirsi coinvolta, comunicando attraverso gli strumenti più adatti all'annuncio. Così, l'emittente diocesana Telepace non è solo uno strumento a servizio della comunità, ma è anche profondamente legata ad essa. È nostra, non è di qualcuno, ma è della comunità diocesana, dove ognuno può dire la sua, ognuno può intervenire. Ognuno può chiedere e noi possiamo davvero, a me viene da dire, dobbiamo sostenerla.